Ciao a tutti, mi ritrovo qua oggi al meeting di Lignano insieme a Giada e lascio a lei la presentazione, che di certo la fa meglio di come potrei mai farla io. Ciao a tutti, sono Giada Andreutti, pilota della nazionale di bob, e sono qui a Lignano perché provengo dall'atletica leggera e quindi di conseguenza torno sempre quando posso a casa, soprattutto nel mio Friuli, a vedere le gare belle come questa. Tra bob e atletica va sempre per la maggiore come connubio, perché bisogna essere veloci, potenti e tizi che passano davanti senza problemi. E te nasci come velocista, immagino, nella... Io ero una discobola. Una discobola? Sì, sì, sì. Io ero una discobola, quindi lanciavo il disco ed ero un atleta abbastanza di forza. Quindi per spingere un bob che pesa 160 kg serve avere questa forza e questa capacità di poterlo muovere, ecco. E quindi ho utilizzato questa mia capacità. E com'è che hai scoperto il bob passando appunto dall'atletica? So che lo fanno in tanti, però è interessante secondo me il passaggio. Com'è che l'hai scoperto? Cioè, è stata una cosa dall'oggi al domani? No, basta, bob è la mia vita? Oppure pian pianetto ho cominciato a farlo sempre di più fino a che... È una domanda difficile, perché praticamente il bob in Italia ormai sono 10 anni che non viene quasi più praticato a causa delle mancanze delle piste, e quindi anche gli atleti giovani non ci sono e devono cercare atleti nuovi attraverso gli altri sport, perché è difficile riuscire a praticarlo se non puoi stare in Italia, ovviamente. E quindi vanno a cercare atleti dell'atletica leggera, del rugby, del calcio e di tutti, anche del sollevamento pesi, pesistica, per far sì di ricreare questo ambiente sportivo. Quindi mi hanno chiamato, io ho provato un po' per scherzo, un po' per divertimento, ma nel momento in cui ho provato a scendere a 150 km all'ora su questa macchinetta e a provare questa adrenalina stratosferica, ho fatto fatica a tornare indietro all'atletica, ecco. Poi la cosa che mi ha fatto decidere realmente, perché in ogni caso c'era il primo amore, l'atletica leggera, e l'amore, il secondo amore, quello un po' più successivo, che era il bob, ed era difficile scegliere. La scelta è stata fatta con il 2020, quando ho scelto di fare in Milano Cortina le Olimpiadi in casa. Quindi come faccio a non scegliere uno sport in cui potrei fare le Olimpiadi a casa mia? Questa è stata la scelta che ho fatto. Poi tornerò all'atletica, vediamo quando, ma tornerò all'atletica. E adesso ogni tanto fai qualche lancio, almeno per divertimento, proprio abbandonata completamente? Difficile, perché nel momento in cui lancio avrei voglia di lanciare, perché chiaramente non ho mollato perché ero stufa, ma ho lasciato perché ho fatto una scelta mia personale. Quindi ogni volta che lancio ho voglia di tornare a lanciare, perciò preferisco pararmi gli occhi, andare avanti e non lanciare praticamente più, ecco. Anche perché magari non lo fai da tanto, ti viene un lancio non tanto fatto bene e dici no, devo andare lì finché non lo faccio bene. E il problema invece è che vengono bene, quindi mi viene ancora più voglia di tornare. Se non venissero bene direi no, non vengono, e allora non ci vado più. Invece il fatto che vengono bene mi stimola ancora di più ed è un problema. La difficile vita di chi è passato da uno sport all'altro, che è molto difficile, immagino, proprio perché non è stato una scelta forzata, ma è stata una scelta di vita praticamente. Sì, sì, è stata una scelta, penso sia stata molto coraggiosa, perché nel momento in cui lasci la via sicura per una di cui non sai cosa potrebbe succedere, ci vuole coraggio, ci vuole tanta fortuna. Per fortuna l'ho avuta e di conseguenza dai, sono contenta adesso di quello che è successo. Dai, bello, speriamo vivamente di vederti a Milano Cortina. Guarda, io lo desidero tantissimo, perché fare un'Olimpiade in casa vuol dire avere tutti vicino, vuol dire avere la tua famiglia, i tuoi amici. Mi offenderò tantissimo se qualcuno non verrà a vedermi, perché devono venire a vedere le Olimpiadi, se ci andrò chiaramente. Perciò penso che sia un grandissimo sogno e spero di realizzarlo. Dai, speriamo vivamente. Giada, è stato un piacere. Anche per me, ciao.